terrei comunque un atteggiamento come stiamo tenendo molto informale, anche interrompiamoci, apriamo il dibattito anche in maniera un po' meno scolastica, direi, no? E volevo intervenire perché nei due interventi che mi hanno preceduto sono già emerse notevoli suggestioni. Sicuramente Claudio, è un piacere sentirlo, lo ascolteremo veramente tutti i giorni anche per la lucidità delle analisi. Però io vorrei partire un po' prima di tutto da quello che ha detto Benedetto, cioè non si esce dalla crisi da soli. Mi sembra che questo concetto, che è elementare, è un po' il concetto, il motore che ci ha fatto pensare a come costruire un progetto politico che mettesse insieme persone diverse da mondi diversi, che avesse la forza, la capacità politica di proposta, di analisi, di ricerca, così forte da poter essere uno spazio pubblico di movimento che affrontasse la crisi contro la crisi, ma anche con una prospettiva di costruzione di un'alternativa. Un'alternativa reale per il territorio, cioè quando parliamo di alternativa, noi intendiamo avere delle idee chiare, delle progettualità chiare, anche delle esperienze già in atto che ci permettano di dire siamo contrari a un tipo di modello di sviluppo, ma abbiamo delle soluzioni alternative. Questo è un po' il discorso. Per farlo, secondo noi, c'è necessità di essere in tanti. Cioè, il primo punto che noi abbiamo messo nei nostri ragionamenti, anche nel documento, è il fatto che Uniti per i Beni Comuni vuole uscire un po' dal minoritarismo dei gruppi in cui apparteniamo. Perché, in un certo senso, io appartengo già al mio gruppo, faccio già le mie cose, ho già la mia attività politica, ho le mie vittorie, le mie sconfitte, potrei accontentarmi. Il problema è che noi partiamo da un concetto, da un desiderio che vogliamo realmente trasformare l'esistente. Questo è importante, secondo noi. Per farlo c'è la necessità di essere in molti. Questo, il primo punto che noi mettiamo all'ordine del giorno è che da soli, con l'autosufficienza, non si può affrontare una situazione di crisi come questa, perché abbiamo di fronte delle controparti attrezzate, organizzate, molto forti. Per uscire da questo problema, o siamo in tanti, quindi non solo qualitativamente come ragionamento, ma anche numericamente bisogna essere in tanti, quindi non basta più far parte soltanto del proprio gruppo su cui si va d'accordo, perché c'è anche questo problema che citava già Claudio prima delle mail epistolari, dei dibattiti, perché ovviamente l'input che abbiamo dato di questa assemblea ha già mosso un dibattito interno. Più o meno interno, insomma, prima di questa assemblea, sul fatto di chi ha aderito, chi non ha aderito, beh, noi non ci interessa a chi appartiene una persona, a quale organizzazione appartiene, ma ci interessa il fatto che condivida con noi un percorso politico, una progettualità politica che cerchi di andare oltre la propria settorialità, cioè il proprio modo di essere quotidiano, il modo di lavoro quotidiano, il proprio gruppo di appartenenza, e che cerca di fare un lavoro generale sul territorio per costruire un'alternativa. Per farlo bisogna uscire un po' dalla propria identità. Noi dobbiamo cercare di uscire dalla nostra identità di appartenenza, perché se vogliamo essere in tanti, se vogliamo lavorare con tutti, dobbiamo cercare anche di trovare dei meccanismi sulla condivisione, sulla partecipazione che non abbiano preconcetti rispetto agli altri. Questo è importante, secondo me. Bisogna costruire un modo di stare insieme aperto a tutti, non mettendo dei paletti. Chi mette dei paletti è perché vuole autoescludersi. Questo, secondo me, è il nostro primo obiettivo, perché, come diceva Benedetto, dalla crisi non si esce da soli, bisogna essere in tanti. La seconda motivo che ci ha fatto spingere a lanciare questo input, questa proposta di ragionamento che abbiamo fatto con voi, è quello che diceva Claudio Agnoli, cioè che lanciava la provocazione tra conflitto tra ambiente e lavoro. Molto spesso in assemblee, insomma, che abbiamo fatto, sembrano che i due mondi siano antitetici, cioè non si può parlare di beni comuni intesi come beni comuni naturali, quindi l'acqua, l'aria, eccetera, e non si possa trovare dall'altra parte anche, non si possa ragionare sui diritti come il salario, il reddito, la dignità del proprio posto di lavoro, la qualità del lavoro che si fa quotidianamente. Invece
E se noi siamo convinti che questa dicotomia, che è stata fin troppo, come dire, a volte anche da noi, insomma, resa tale, debba cominciare a essere invece due discorsi che vanno nella stessa direzione, che abbiano anche il coraggio di meticciarsi, di intersecarsi. Perché diciamo questo? Perché oggi o andiamo verso quella che noi definiamo una riconversione territoriale della produzione in senso ecologico, o noi crediamo che non solo avremo problemi dal punto di vista ambientale, che questo è un dato, ma che avremo problemi anche dal punto di vista di costruzione collettiva di ricchezza sociale. Cioè, questo è il problema. O andiamo verso questa strada, o secondo noi diminuiranno i posti di lavoro, si precarizzeranno ancora di più le vite dei lavoratori, eccetera. Cioè, questo è il discorso. Oggi dobbiamo andare verso quella strada là, non solo per salvare il pianeta, ma anche per migliorare la nostra condizione di lavoro. È impensabile, e questo io sono convinto che gli operai, il mondo sindacale, è impensabile che il mondo della produzione automobilistica possa andare avanti a costruire SUV. Questo è. Se continuiamo ad andare avanti a costruire SUV, e lo sanno benissimo gli operai, non c'è futuro per loro. Punto. Allora, o troviamo, capiamo questo, io sto banalizzando perché ho pochi minuti, ma o capiamo che ci serve per uscire dalla crisi questa, per seguire questa strada, o altrimenti ci troveremo non solo a continuare a distruggere il pianeta, ma anche a avere forme di lavoro sempre più precarie. Questo, cito sempre l'esperienza, per esempio, di Pubblica Energia, cioè Ezio sicuramente ne sa meglio di me, però io cito sempre quell'esperienza là, perché è un'esperienza che attraverso la riconversione ecologica, attraverso quel modello di sviluppo di riconversione ecologica, produce ricchezza sul territorio, produce posti di lavoro, non solo, e produce anche autodeterminazione dal punto di vista della produzione energetica, perché ovviamente fanno gruppi d'acquisto su pannelli fotovoltaici. Allora, ci sono esperienze già mature, pratiche, verso quell'indirizzo. Altro punto, domanda che poneva sempre Claudio, era il discorso del governo dei beni comuni. Allora, nessuno di noi ha la bacchetta magica, come diceva Benedetto, però dobbiamo cominciare a porci il problema di cosa vuol dire governare collettivamente, in maniera partecipata, aperta, questi beni comuni. Io penso che prima di tutto il governo dei beni comuni nasca dalle mobilitazioni sociali. Cioè, noi abbiamo la capacità di imporre agenda politica sui beni comuni, cioè abbiamo la capacità di dire no, caro amministratore, quel bene non va privatizzato, non va gestito neanche in quella maniera, ma va gestito in questa maniera solo se noi riusciamo a costruire mobilitazioni sociali, se costruiamo agenda politica dal basso, attraverso iniziative, siti, manifestazioni, eccetera. Referendum, per esempio. Perché siamo riusciti a bloccare la privatizzazione dell'acqua attraverso il referendum. E quindi credo che il primo step per costruire il governo dei beni comuni sia quello di costruire mobilitazioni sociali, ed è per questo che noi abbiamo pensato a questo spazio pubblico che è Uniti per i Beni Comuni, cioè uno spazio pubblico aperto che abbia la forza numerica e anche qualitativa di riuscire a imporre agenda politica ai nostri amministratori, soprattutto in un periodo, questa è una casualità, però importante, in un periodo in cui questo territorio va verso le elezioni amministrative. Sicuramente comuni importanti come Feltre e Belluno, ma sicuramente, probabilmente, anche c'è la possibilità per le amministrative. Noi, non, questo anche per sgombrare il campo, Uniti per i Beni Comuni non è un tentativo di lista da qualche parte, ma è anzi un spazio pubblico di movimento che in questi mesi deve produrre mobilitazioni e agenda politica per obbligare gli amministratori che si candideranno a prendere il nostro programma politico di alternativa come un programma politico da seguire. Per questo, su questa alternativa, su questo programma di alternativa, dobbiamo costruire un percorso insieme di costruzione di un programma diverso per questo territorio, e ci serve la ricchezza e i saperi di tutti. Allora, chi si occupa, per esempio, nella propria vita quotidiana di agricoltura, come di mobilità, come di rifiuti, eccetera, secondo me deve mettersi a servizio di questo spazio Uniti per i Beni Comuni, mettere le proprie competenze,
competenze che, come diceva Benedetto, sono molto più ricche di tanti nostri amministratori, metterle insieme, sistematizzarle, e se avremo la capacità e la voglia e anche il coraggio e il desiderio, ci crediamo a questa cosa, possiamo costruire un programma di alternativa degno della provincia e del territorio in cui vorremmo abitare. Grazie.